Ciao a tutti, ancora un altro esercizio sulla ricerca, sul calcolo dei massimi e minimi assoluti, lo andiamo subito a leggere. Determinare gli estremi assoluti della seguente funzione: f di x, y uguale e elevato, x quadro, meno y quadro, meno 3x, meno y più 2, nel quadrato, caratterizzato dalle seguenti limitazioni: x compreso fra 1 e 2, y compreso fra meno 2 e 0. Quindi ripeto, x compreso fra 0 e 2, y compreso fra meno 2 e 0. Disegniamolo, il nostro dominio come al solito. Il nostro piano xy, abbiamo x compreso in questo caso tra 0 e 2, quindi vuol dire che x uguale 2 e x uguale 0 sono queste, ma allora se la y è compresa fra meno 2 e 0, il nostro dominio sarà questo qui, indichiamo con la lettera E per esempio, dove questo è meno 2, questo è 2, questo è il punto di coordinate 2 meno 2 e questa è naturalmente l'origine. Per il teorema di Weierstrass, la funzione ammetterà in questo insieme almeno un punto di massimo e almeno un punto di minimo, entrambi assoluti. Prima di scegliere e parametrizzare le quattro curve, gamma 1, gamma 2, gamma 3 e gamma 4, percorrendo in verso antiorario positivo il nostro dominio, andiamo a calcolare la prima parte dell'esercizio e quindi vedere se è possibile trovare dei punti stazionari di questa funzione. Quindi cancelliamo il nostro dominio che poi andiamo a riproporre. Deriviamo parzialmente la f rispetto alla variabile x e parzialmente la f rispetto alla variabile y, ma in questo caso abbiamo che i punti che rendono massima o minima la funzione data saranno quelli che rendono massima o minima la funzione g di xy uguale x quadro, lo scrivo qua, g di xy uguale x quadro meno y quadro meno 3x meno y più 2, visto che l'esponenziale non può mai essere mai pari a 0 e la derivata di ala f in effetti è ala f per f'. Pertanto basterà derivare rispetto ad x e rispetto ad y e annullare le derivate parziali della g. Derivata parziale della g di xy, che ripeto è x quadro meno y quadro meno 3x meno y più 2 rispetto ad x, è 2x meno 3 uguale a 0. La derivata parziale della g, chiedo scusa, rispetto alla y è meno 2y, meno 1 uguale 0. Troviamo subito un punto che è un punto di coordinate, vedete? 3 mezzi meno un mezzo. E faccio notare che se adesso andiamo a ridisegnare il nostro quadrato, ovvero il nostro dominio che ci ha fornito il testo d'esame, questo qua, avremo che il nostro quadrato è... Magari facciamolo, esprimiamo un po' di spazio. Questa è l'asse x, questa è l'asse y, il nostro quadrato è questo. Questo ripeto è meno 2, questo è 2, questo è il punto 2 meno 2. È evidente che 3 mezzi meno un mezzo è un punto che sta all'incirca qui. Quindi è un punto interno al nostro quadrato, è un punto chiuso, quindi quel punto andrà messo sicuramente a bilancio. Come detto, andiamo a scrivere l'espressione delle quattro curve parametriche gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4, cominciando da gamma 1. Gamma 1 è una retta parallela all'asse delle ordinate, che è equazione certamente x uguale h, in questo caso x uguale 2. Quindi y è t. T allora, che è la y, sarà compresa tra i valori tra quelle comprese la y, ovvero meno 2 e 0. Quindi in questo caso abbiamo che gamma 1 ha equazione, ve lo ricordo, x uguale 2, y uguale t, con t compreso fra meno 2 e 0. Scriviamo l'espressione di gamma 2. Gamma 2 è l'asse delle ascisse. L'equazione, certamente, y uguale 0, dove x è t, e allora visto che la x è t, la t sarà compresa questa volta tra 0 e 2. Scriviamo infine l'espressione delle ultime due. Gamma 3, gamma 4. Gamma 3 è l'asse delle ordinate di equazione x uguale 0 e quindi la y deve essere t con t compreso ancora una volta fra meno 2 e 0. Infine lo scrivo qua sotto la curva gamma 4 è questa retta qui parallela all'asse delle ascisse, l'equazione evidentemente y uguale a meno 2 con x che è uguale a t e con t che è sempre compreso tra i valori tra i quali è compresa la y meno 0,2.
Molto facili queste quattro curve, associamo a ciascuna una funzione, f con 1 della sola variabile t sarà la f calcolata in 2t, che vuol dire in questo caso sempre naturalmente considerare la g, considereremo la g di x, y, e quindi chiameremo la, anziché f grande, una g grande 1 di t. Cioè, consideriamo solamente x quadro meno y quadro meno 3x meno y più 2, perché fa poi il derivato della f è sempre la f per f'. G con 1 di t sarà quindi 1, 4 meno t al quadrato meno 6, perché meno 3 per 2 è meno 6, meno t più 2. Andiamo a fare i conti. Ci viene un g con 1 di t che è un meno t quadro, semplicemente. Dunque abbiamo che, facendo i conti, la g con 4 è 1 meno t quadro meno t. Non riuscivo a fare i conti. 4 meno 6 fa meno 2 più 2 è 0. Meno t quadro meno t. G con 1 di t è meno t quadro meno t. Andiamo a derivarla. G con 1' di t è 0 quando meno 2t meno 1 è 0, ovvero quando t è uguale a meno 1 mezzo. Quindi t uguale a meno 1 mezzo va aggiunto insieme a meno 2 a t uguale a meno 2 e t uguale a 0 e va messo a posto delle x e delle y della nostra curva gamma 1. T uguale a meno 1 mezzo. Andiamo a trovare gli altri, poi facciamo. Oh, troviamo subito i punti, così cancelliamo gamma 1. Allora, vediamo subito che se t è uguale a meno 2 viene un punto che è un punto sul bordo, sulla frontiera, di coordinate 2 meno 2. Quindi a P con 1 aggiungiamo il punto 2 meno 2, quando t è uguale a meno 2, perché la y è meno 2 e la x è già 2. Se t è 0 viene un altro punto, un punto P3, di coordinate, stavolta 2 e 0, anch'esso assolutamente che sta sulla frontiera. Per t uguale a meno 1 mezzo viene un punto di coordinate P con 4, 2 e meno 1 mezzo. Oh, 2 meno 1 mezzo, è un punto che sta sicuramente all'interno, è un punto che sta sulla nostra frontiera, ma comunque è un punto prendibile. Cancelliamo quindi gamma 1. Passiamo a gamma 2 e calcoliamo la g con 2 grande di t, che significa sostituire al posto dell'ordinata 0 della scissa t. Allora avremo un semplicemente t quadro meno 3t più 2. Se andiamo a derivare la g con 2 primo di t, otteniamo un 2t meno 3, che è 0 quando t è uguale a 3 mezzi. Quindi otteniamo che oltre ai punti 0, 2 c'è un altro punto di valore t uguale a 3 mezzi. Qui otteniamo un altro punto per t uguale a 3 mezzi, di coordinate 3 mezzi 0, che è un punto P5. Lo prendiamo? È nel nostro dominio? Direi proprio di sì. E anche in questo caso sul bordo, sta qui. Sull'asse delle ascisse, 3 mezzi 0. Per t uguale 0 abbiamo anche l'origine, P6, perché per t uguale 0 viene un punto 0, 0. Per t uguale 2 viene il punto che già era P3, 2, 0, che già abbiamo scritto in P3. Cancelliamo quindi gamma 2 e prendiamo gamma 3. Quindi vedete che il discorso è molto lungo, ma va fatto in questa maniera. G con 3 di t vuol dire sostituire al posto dell'ascissa, vedete, x uguale 0, al posto dell'ascissa 0, al posto dell'ordinata t. Quindi abbiamo un meno t al quadrato meno t meno 2 più 2, chiedo scusa, ho visto male, meno t quadro meno t più 2. Lo andiamo a derivare. G3 primo di t è nulla quando è nullo meno 2t meno 1 uguale 0. Otteniamo nuovamente il punto t uguale meno, il valore t uguale meno 1 mezzo, che andrà aggiunto a t uguale meno 2 t uguale 0 da mettere qui. Allora, per t uguale a meno 2 otteniamo un punto di coordinate 0, meno 2, che è un punto P7 che va preso, perché è un punto che anche questo sta assolutamente qui, 0, meno 2 è un punto qua sulla frontiera, P7. Per t uguale a 0 viene 0, 0, che già è il punto P6, non lo prendiamo. Per t uguale meno 1 mezzo viene un ottavo punto, P8, di coordinate 0, meno 1 mezzo. C'è nel dominio 0, meno 1 mezzo? Sì, perché 0, meno 1 mezzo starebbe qui, ancora sulla frontiera. Abbiamo trovato 8 punti. Andiamo con l'ultima curva, che è la gamma 4, che non si vede, adesso la faccio vedere, è x uguale t, y uguale meno 2. Andiamo a sostituire, quindi andiamo a calcolare la g con 4 di t, grande,
che viene calcolato sostituendo alla ascissa il valore t, e allora diventa 2, viene t quadro meno 4, perché meno 2 al quadrato è 4, come meno davanti meno 4, meno 3 per t è meno 3t, meno per meno più, quindi più 2, più 2, viene fuori un g con 4 di t uguale a t quadro meno 3t, la cui derivata è 2t meno 3, che va posta, g con 4 primo di t è 2t meno 3, che poniamo pari a 0 e otteniamo insieme a t uguale a 0, t uguale a 2, t uguale a 3 mezzi ancora una volta. Se lo mettiamo qui, otteniamo un nono punto per t uguale a 3 mezzi di coordinate, vediamo se poi va preso, 3 mezzi meno 2. 3 mezzi meno 2 è un punto che sta qua, e va bene, 9 punti, 3 mezzi meno 2. Poi abbiamo il punto 0 meno 2, che già è un punto P con 7 che abbiamo preso, e un punto 2 meno 2, che già è il punto P con 2. Quindi abbiamo trovato la bellezza di 9 punti, che sono, ve lo ricordo, P con 1, che è quel punto che veniva fuori dal sistema, 3 mezzi meno un mezzo, P con 2 di coordinate 2 meno 2, P con 3 di coordinate 2 0, P con 4 di coordinate 2 meno un mezzo, P con 5 di coordinate 3 mezzi 0, P con 6 di coordinate 0, 0, P con 7 di coordinate 0, meno 2, P8 di coordinate 0, meno 1/2, P9 di coordinate 3, mezzi, meno 2. Sono tutti i punti che stanno nel nostro dominio, nel nostro quadrato. Andiamo a fare a questo punto il nostro bilancio finale. Dunque mi sono portato avanti e ho calcolato. La F è calcolata in corrispondenza ai 9 punti. La F in P con 1 a coordinate 3, mezzi, meno 1/2 vale 1. La F in P con 2 a coordinate 2, meno 2 vale E alla meno 2. Mentre invece la F in P con 3, come anche la f in p con 7, vale 1. Quindi la f in p con 1 è uguale alla f in p con 3, che è uguale alla f in p con 7, che è uguale a 1, dove p con 3 a coordinate 2 è 0, p7 a coordinate 0 meno 2. La f in p con 4, dove p con 4 a coordinate 2 meno 1/2, e vale e alla 1 quarto. Così come la f in p con 5, con p con 5 che è a coordinate 3 mezzi 0, vale e alla meno 1 quarto. La f in p con 6, dove p con 6 è l'origine, 0, 0, è al quadrato. La f in p8 è elevato a 9 quarti, dove P8 ha coordinate 0 meno un mezzo. La F in P9, che è l'ultimo punto che abbiamo trovato, di coordinate 3 mezzi meno 2, vale E alla meno 9 quarti. Allora è evidente che possiamo subito scrivere in alto che abbiamo subito scrivere che il minimo, uno di minimo, un minimo assoluto è sicuramente il minimo assoluto è F di P9, E alla meno 9 quarti, che è il valore più piccolo tra questi qua. Presente, se andate a fare un conto, 1 su E alla 9 quarti e 1 su radice quarta di E alla 9, valore molto piccolo. Quindi punto minimo assoluto a coordinate 3 mezzi meno 2. Dopodiché ne abbiamo un altro, perché abbiamo che c'è un altro massimo, e il massimo a coordinate è P8, 0 meno un mezzo, perché è a 9 quarti, è il valore più grande possibile, perché gli altri valori sono 1 e a quadrato e a 1 quarto, quindi è a 9 quarti è il punto di massimo, quindi il punto completo associato a coordinate come appunto P8, ovvero 0 meno 1/2. In definitiva, dopo questo lungo tragitto, abbiamo dato due punti, come naturalmente sapevamo dal teorema di Weierstrass: un punto di minimo assoluto di coordinate 3 mezzi meno 2 e un punto di massimo assoluto di coordinate 0 meno 1/2. Prossimo esercizio, un altro ancora sui massimi e minimi assoluti. Ciao a tutti.